Radio UCI Focus. Bentrovati dalla redazione, in studio Giulia Cassone. REM, in arrivo i pagamenti. A partire da domani 15 giugno e nei giorni a seguire riceveranno il reddito di emergenza coloro che hanno fatto domanda nel mese di maggio 2021. Chi invece non ha ancora richiesto il reddito di emergenza ma intende farlo, avrà tempo fino al 31 luglio per presentare all'INPS la domanda per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Il decreto Sostegni Bis infatti riconosce la prestazione al sostegno al reddito per altre 4 mensilità, sempre su domanda. Non è prevista alcuna automaticità per chi ha già ricevuto la prestazione in passato. L'importo del REM varia da un minimo di 400 euro al mese fino ad un massimo di 800 euro. La cifra sale a 840 euro per i nuclei familiari che hanno al loro interno disabili gravi o persone non autosufficienti. Il decreto sostegni ha ampliato la platea dei beneficiari del reddito di emergenza. Per coloro che vivono ad esempio in una casa in affitto, infatti, la soglia reddituale è stata incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione. Inoltre, la quota minima del REM di 400 euro viene erogata anche a chi ha un ISEE fino a 30.000 euro, alla NASPI o la DISCOL scaduta tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e non ha un contratto di lavoro. E dalla redazione è tutto, al prossimo aggiornamento. Radio UCI.